Buongiorno. Buongiorno, abbiamo avuto una conversazione, un incontro molto utile e molto importante sui temi del prossimo Consiglio europeo di giugno insieme al Presidente Van Rompuy. Good morning. We had a very interesting and useful conversation for the next European Council summit in June with President Van Rompuy. Ho ringraziato il Presidente Van Rompuy per aver accolto la proposta italiana di fare del prossimo Consiglio europeo un Consiglio europeo focalizzato completamente sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile. Per noi fare del prossimo Consiglio europeo un Consiglio che si concentra sulle misure concrete per dare lavoro ai giovani è un grande risultato, è un risultato per il quale abbiamo lottato. E ovviamente adesso bisogna che tutto questo si concretizzi. I thank President Van Rompuy for welcoming the proposal by Italy to have the next European Council summit be totally focused on the fight against youth unemployment. And we will be focusing on identifying concrete measures to counteract youth unemployment, and this is a major satisfaction for us and will have to be very concrete. Voglio anche esprimere soddisfazione perché in questi ultimi giorni, in ambito di rapporti franco-tedeschi, si è molto approfondito questo tema, il tema delle proposte per il prossimo Consiglio europeo di giugno in materia di lotta alla disoccupazione giovanile. Quindi possiamo dire che quello che era uno degli obiettivi principali del nostro incontro del primo maggio è diventato realtà, ormai il tema della disoccupazione giovanile contro la quale lottare è diventato il cuore dell'impegno europeo del prossimo vertice. I must say with satisfaction that over the last few days, even in the Italian France relations, we have put forward proposals for the next European Council summit to be held in June for initiatives against youth unemployment. And so one of the main goals which had been set forward on our meeting on May 5th has really become at the forefront of the next European Council summit and at the forefront of the efforts of all Europe. Durante il nostro incontro abbiamo parlato anche delle misure concrete che vogliamo portare, abbiamo presentato al Presidente Van Rompuy le nostre proposte sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile e naturalmente abbiamo anche annunciato al Presidente Van Rompuy che noi metteremo in campo un piano nazionale. Questo piano nazionale contro la disoccupazione giovanile lo metteremo in campo prima del Consiglio europeo, perché riteniamo che questo dia più forza all'impegno che poi in Consiglio europeo i 27 Paesi membri e la Commissione metteranno per arrivare a dei risultati concreti, positivi e immediati, non dichiarazioni generali, non impegni astratti, ma risultati concreti. And during our meeting, we have identified the proposals that we will submit to counteract youth unemployment at the next European Council. And we've also told President Van Rompuy that we'll be identifying a national plan for fighting against youth unemployment. And this will be actually defined and implemented before the European Council summit. And this is to give a major boost to the next summit that will be focused on this issue, and the 27 member countries and the Commission will then go to identifying concrete, positive and immediate actions to be actually really down to earth without saying anything abstract but being very concrete. E infine ho espresso tutta la soddisfazione italiana per l'uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo che abbiamo ottenuto mercoledì scorso nelle decisioni che la Commissione europea ha preso. Per noi italiani è stato un grande risultato dovuto allo sforzo di tutti gli italiani, allo sforzo dei precedenti governi, in particolare quello presieduto da Mario Monti. È uno sforzo quello di stare dentro le regole di bilancio che continueremo con grande impegno e quindi anche tutti
gli impegni su questo tema della disoccupazione giovanile contro la quale vogliamo lottare, li prenderemo dentro le regole di bilancio che ci siamo dati. Italy has also expressed its satisfaction for having reached its goal of exiting the excessive deficit procedure, and this is an announcement that has been made public by the European Commission last Wednesday, and this is the result of the efforts paid by all Italians, all the previous governments, and namely the Monti government, and this is an effort to comply with the budgetary rules, and no doubt our policy to counteract youth unemployment will fully comply with such rules. Thank you. Signore e signori, buon pomeriggio. Sono davvero lieto di essere qui a Roma oggi su invito del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Okay. It's already the third time we meet since the President assumed the responsibility of leading the Italian government, and the first time here in Rome. Earlier this morning, I also met President Napolitano and the President of the Senate, Pietro Grasso. Allow me to highlight two issues that I discussed at length with the President: how to tackle the current economic crisis and how to fight youth unemployment. È oggi la terza volta che mi incontro con il Presidente da quando egli ha assunto l'incarico di guida del governo italiano, e la prima volta qui a Roma. Nel corso della mattinata mi sono anche incontrato col Presidente Napolitano e con il Presidente del Senato Grasso. Vorrei evidenziare con voi due punti sui quali mi sono dilungato con il Presidente Letta, ovvero come affrontare l'attuale crisi economica e come contrastare la disoccupazione giovanile. First on the economic crisis. We are now in that most difficult of moments, in between, after the violent storm, but before the clouds start cleaning. And in this in-between moment, it is essential that we remain committed and keep our direction. The direction was firmly agreed by all leaders in the European Council in March, and our strategy has four fundamentals. Primo punto, la crisi economica. Stiamo adesso attraversando il momento più difficile, ossia la fase intermedia, dopo la violenta tempesta, ma prima che incomincino a diradarsi le nuvole. E in questa fase intermedia è fondamentale rimanere costanti nel nostro impegno, tenendo la rotta. La rotta è stata chiaramente concordata da tutti i leader del Consiglio europeo al mese di marzo, e la nostra strategia appoggia su quattro elementi fondamentali. The first one is to restore and maintain financial stability, and we are on the right track. The large drop in the so-called spreads, not least for Italy, proves that market confidence is on its way back, and the existential threat to the Eurozone is over. Il primo è quello di ripristinare e di mantenere la stabilità finanziaria, e siamo sulla strada giusta. Il consistente calo dei cosiddetti spread, ivi compresa anche in Italia, dimostra che la fiducia del mercato sta ritornando e la minaccia esistenziale all'eurozona è superata. The second fundamental is to make our economies more resilient through sound public finances and improved competitiveness. In this context, I'm happy to congratulate Italy and President Enrico Letta for the positive recommendation to close the so-called excessive deficit procedure. This is an important acknowledgement of the Italian budgetary efforts over the last years, and is a reminder of the importance of fully implementing the necessary structural reforms, all with the same singular objective, bringing Italy onto the path of growth and jobs.
Il secondo elemento fondamentale è quello di rendere le nostre economie più forti attraverso delle solide finanze pubbliche e una migliore competitività. In questo contesto sono lieto di congratularmi con l'Italia e col Presidente Letta per la raccomandazione positiva della cosiddetta procedura per deficit eccessivo, che venga chiusa questa procedura. E questo è un importante riconoscimento degli sforzi di bilancio attuati dall'Italia nel corso degli ultimi anni ed è anche un richiamo all'importanza dell'attuare pienamente le riforme strutturali necessarie, che sono tutte volte a un singolo obiettivo, ovvero far rimboccare l'Italia nella strada della crescita e dell'occupazione. The third fundamental, and I thanked President Letta for his strong commitment to building more and not less Europe. In particular, the view that the next weeks will be crucial for making progress on the banking union. Il terzo elemento fondamentale è quello di rafforzare l'unione monetaria ed economica. Ringrazio il Presidente Letta per il suo fermo impegno a costruire più Europa e non meno Europa. In particolare sarà fondamentale il lavoro per portare avanti il progresso nell'unione bancaria nelle prossime settimane. The fourth and final fundamental is the immediate fight against unemployment, not least youth unemployment. And the President and myself, we agreed already the 1st of May to put this point of youth unemployment high on the agenda of the next European Council. Il quarto elemento fondamentale è la lotta immediata contro la disoccupazione e in particolare la disoccupazione giovanile e il Presidente Letta e io siamo stati concordi già dal 1 maggio di stabilire che questo diventi un punto prioritario alla prossima agenda del Consiglio europeo. Today in Europe there are more than 7 million young people who are neither in job nor in education or training. It's a challenge for all of us. It's a political, economic, and social challenge for our societies. And it's a challenge that we need to meet as a matter of urgency. Oggi in Europa vi sono più di 7 milioni di giovani che non seguono un percorso né lavorativo né di formazione professionale o di istruzione e questa è una sfida che si pone a tutti loro, è una sfida politica, economica e sociale per le nostre società ed è una sfida che noi dobbiamo affrontare, una sfida impellente. Let's be clear. Social and employment policies are first and foremost a national responsibility. But the European Union can and must support this fight against unemployment. And that's why I've put the fight against youth employment, as I said, together with the President of the Council of Ministers, I put it on top of the agenda of our next European Council in June. And it is the reason why I wrote to all heads of state and government last week to prepare for the summit. Parliamoci chiaro, le politiche sociali e di occupazione sono innanzitutto una responsabilità nazionale, ma l'Unione Europea può e deve sostenere questa lotta contro la disoccupazione ed è per questo che io ho deciso, insieme al Presidente Letta, di porre in modo prioritario la lotta alla disoccupazione giovanile al prossimo Consiglio Europeo di giugno ed è il motivo per il quale la settimana scorsa ho scritto a tutti i capi di Stato e di Governo affinché ci si prepari per questo summit. The main goal is to mobilize everybody in this fight. I want the European Council in June to be a rallying point of national governments, of social partners, and European institutions. We need to mobilize efforts at all levels around with one shared objective, giving young people a guarantee of receiving a job offer or an offer of education or training within 4 months of becoming unemployed or leaving school.
L'obiettivo principale è quello di mobilizzare tutti in questa lotta. Io voglio che il prossimo Consiglio europeo di giugno sia un punto di raccolta dei governi nazionali, delle parti sociali e delle istituzioni europee. Dobbiamo mobilizzare gli sforzi a tutti i livelli attorno a un obiettivo condiviso: dare ai giovani la garanzia di ricevere un'offerta di lavoro o di istruzione o di formazione entro 4 mesi da quando sono disoccupati o lasciano la scuola. I thank President Letta for being among the first to provide very substantial and constructive ideas, such as accelerating the availability of the 6 billion euro Youth Employment Initiative. In this context, I also welcome the new ideas and initiatives announced by Chancellor Merkel and President Hollande in Paris yesterday. Desidero ringraziare il Presidente Letta per essere stato fra i primi dare delle idee costruttive e sostanziali, come un'accelerazione della disponibilità di 6 miliardi di euro per l'iniziativa contro la disoccupazione giovanile. E a tale riguardo accolgo anche con fervore le nuove idee concordate tra la Merkel e Hollande ieri a Parigi. At the EU level, we have already agreed and undertaken a number of concrete actions, like the Youth Employment Initiative of 6 billion euro, the Youth Guarantee and the Compact for Growth and Jobs. But we can and must go further. We are working on a number of additional concrete measures that include, and I will give a summary of my ideas. A livello dell'Unione Europea abbiamo già stabilito e intrapreso un numero di azioni concrete, come l'iniziativa per l'occupazione giovanile di 6 miliardi di euro, la garanzia per i giovani, il patto per la crescita e l'occupazione. Ma tutto questo significa anche che noi possiamo e dobbiamo andare oltre. Dobbiamo lavorare su un numero di iniziative concrete che andrò ora a riassumere. 1. The idea of speeding up our new initiatives against youth unemployment in order to ensure that the European Union co-financing of regional projects starts flowing as of the 1st of January 2014. Punto 1. L'idea di accelerare le nuove iniziative contro la disoccupazione giovanile al fine di assicurarsi che il cofinanziamento dell'Unione Europea dei progetti regionali scatti a partire dal 1 gennaio 2014. 2. Accelerating the setting up of the youth guarantee schemes in all of our countries. 2. Accelerare i programmi di garanzia per i giovani in tutti i nostri paesi. 3. Focusing other available resources like the European Investment Bank and the European Globalization Fund better on tackling youth unemployment. 3. Cercare di canalizzare meglio le risorse disponibili, come la Banca Europea degli Investimenti e il Fondo per la Globalizzazione Europea, per affrontare la disoccupazione giovanile. 4. Involving the European social partners, the employers and employees organizations, more in finding practical solutions and exchanging best practices, not least in job training, and last but not least, number 5. And I will tell you what number 5 is. 4. Coinvolgere maggiormente le parti sociali, ovvero organizzazioni di datori di lavoro e di dipendenti, per identificare soluzioni pratiche e per scambiare casi di best practice, e non di meno anche nella formazione occupazionale. E poi infine, ultimo ma non per questo meno importante, il punto 5. 5. Increasing mobility across borders. The existing European job portal, EURES, currently has more than 1.3 million job vacancies, and setting up cross-border vocational training programs via the Erasmus for All initiative, which could be jump-started immediately.
5, aumentare la mobilità transfrontaliera. L'attuale portale occupazionale europeo EURES attualmente ha più di 1,3 milioni di posti di lavoro vacanti. Istituire programmi di formazione professionale transfrontalieri attraverso l'iniziativa Erasmus per tutti, che potrebbe decollare immediatamente. Whatever we decide to do must complement and support the necessary reforms at national level that address the root causes of unemployment, like reducing taxation on labor and eliminating the segmentation of labor markets. Qualunque cosa noi decidiamo di fare deve essere in aggiunta e a sostegno delle riforme necessarie a livello nazionale che vadano alla radice delle cause della disoccupazione, come per esempio la riduzione dell'imposizione fiscale sulla manodopera e l'eliminazione della segmentazione dei mercati di lavoro. In June we will also discuss the issue of credit to the economy, particularly to small and medium-sized enterprises. The current situation is not satisfactory at all. In several countries, including Italy, access to credit for small and medium-sized enterprises is more difficult and more costly for SMEs with similar characteristics in other member states. A giugno parleremo anche della questione del credito all'economia, particolarmente per le piccole e medie imprese. L'attuale situazione non è per niente soddisfacente. In vari paesi, ivi inclusa l'Italia, l'accesso al credito per le piccole e medie imprese è più difficile e più costoso rispetto a piccole e medie imprese che hanno caratteristiche analoghe in altri paesi, stati membri. This is probably one of the biggest obstacles to the recovery right now. The European Investment Bank can help solve this problem, and we expect the European Investment Bank to significantly expand the volume and the scope of its activities in support of small and medium-sized enterprises. The European Central Bank is also looking at options of addressing the current fragmentation in financial markets, and there is scope for joint action between the investment bank and the central bank. Questo è probabilmente uno dei maggiori ostacoli al recupero economico oggi. La Banca Europea degli Investimenti può aiutare a risolvere questo problema. E noi ci aspettiamo che la Banca Europea degli Investimenti aumenti in modo consistente il volume e la portata delle sue attività a sostegno delle piccole e medie imprese. La Banca Centrale Europea, a sua volta, sta guardando quali sono le opzioni per affrontare l'attuale frammentazione dei mercati finanziari e vi è possibilità anche di azioni congiunte BEI e BCE. To succeed at our June European Council, we all need to work hard, and I look forward to continue working with President Enrico Letta and the Italian government. Thank you, grazie mille. Per riuscire con successo il nostro summit di giugno del Consiglio europeo, abbiamo tutti bisogno di lavorare alacremente e sono lieto di continuare a lavorare in un futuro col Presidente del Consiglio Letta e il Governo italiano. Grazie. Ci sono domande? Buongiorno Presidenti. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Volevo fare due domande, ovviamente una al Presidente Letta. Lei ha anticipato prima del Consiglio europeo questo piano per l'occupazione giovanile, contro la disoccupazione giovanile. Ci può dire qualcosa in più se pensa, quali provvedimenti pensa di attuare? E poi io volevo chiedere al Presidente Van Rompuy. Lei ha appena detto che la Banca Centrale Europea dovrebbe aumentare la capacità di finanziamento e di credito alle imprese, ma quello che ha fatto finora è invece finanziare le banche. Ci sarà la possibilità in questo senso che ci possa essere un finanziamento diretto alle imprese?
I have two questions. The first is to the Prime Minister Letta. You've mentioned a national youth employment plan to be triggered before the next European Council summit. Could you please expand on this? Which specific measures are you planning to implement? And one question to the President of the European Council. We've been mentioning the European Central Bank and its probable, you know, capacity of increasing the credit to SMEs. Now, up until now, the European Central Bank has been funding banks, but would you expect the European Central Bank to do direct funding to SMEs? Il piano nazionale sull'occupazione dei giovani lo presenteremo prima del Consiglio europeo. Sarà un piano nazionale composto da molti e vari interventi che cercheranno di toccare i problemi per i quali in Italia specificamente i giovani non trovano lavoro, i problemi legati al rapporto con l'istruzione, i problemi legati al sud, che è il tema sul quale il nostro paese ha delle performance di occupazione giovanile purtroppo bassissime, e ovviamente questi provvedimenti saranno provvedimenti che prenderemo a 360 gradi e cercheremo di far sì che essi vengano approvati dal Parlamento prima dell'estate, perché riteniamo che sia importante che il nostro Paese già nel secondo semestre di quest'anno sia operativo con iniziative che facciano salire subito il tasso di occupazione giovanile. Saranno oggetto di riunioni nei prossimi giorni, già una task force al lavoro, e per il Consiglio dei Ministri prima del Consiglio europeo saremo in grado di approvare questo pacchetto nazionale. With regards to the national plan to fight youth unemployment, we would like to submit this plan before the next European Council summit, and there's a number of interventions which will be triggered, and they'll all be geared to increasing youth jobs, and basically we will try to act in the field of education and with regards to southern Italy, where youth unemployment is highest, and this is going to be an all-rounded intervention. In other words, we will be trying to have a plan that will also be approved by Parliament before the next European Council summit, because our stop. I'm sorry? Approved by the government before the next European Council, and by the Parliament before summer. Okay, I'm sorry, I apologize for that. And the ultimate goal is to have for the second semester of 2013 initiatives which will actually really increase youth employment. And we have set up a task force working on this. On the question of the European Central Bank, of course the Central Bank has to work within the treaties, with the mission that was enshrined in the treaties. The Central Bank is not a commercial bank. But we discussed this with the Central Bank, that together with the European Investment Bank and the European Commission, they are working on ways of means of solving this problem of credit access between these two institutions, but each working in its own competences and each working with its own mandate. But putting the three together can solve the problem. I'm expecting a proposal before the June European Council. So I push them hard to come up with concrete proposals to make credit access for small and medium-sized enterprises possible before the European Council of June. But again, the Central Bank is not a commercial bank. La Banca Centrale Europea deve operare nell'ambito del suo trattato. La Banca Centrale Europea non è una banca commerciale. La Banca Commerciale Europea, insieme alla Banca Europea degli Investimenti e alla Commissione Europea, stanno cercando di identificare dei metodi atti a risolvere il problema dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Però ognuna di queste è nell'ambito del mandato assegnatole, delle proprie competenze assegnatole. Ma io ritengo
ritengo che le tre, lavorando insieme, possono riuscire a risolvere il problema e mi auguro che questa proposta possa essere presentata prima del Consiglio europeo di giugno e sto spingendo molto in questo senso, però ripeto, la Banca Centrale Europea non è una banca commerciale. Buongiorno Presidente, Daria Paoletti per Sky TG24. Le faccio una domanda di politica interna. Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato lo stop al finanziamento pubblico ai partiti così come lo conosciamo. Le chiedo se la terminologia salvo intese serve in realtà a nascondere qualche difficoltà nella sua ampia maggioranza e se invece lei si sente di prendere un impegno sui tempi dell'approvazione di questo provvedimento, magari anche con un ricorso al voto di fiducia. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato la fine del finanziamento pubblico dei partiti come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. È un passo importante, l'avevamo promesso e abbiamo mantenuto questa promessa. Passiamo oggi a un sistema che è un sistema di contributi volontari da parte dei cittadini con un'incentivazione fiscale. Siccome questo sistema per mettersi in azione avrà bisogno del tempo, perché il 2 per 1000, quando io firmo nella dichiarazione dei redditi, scatterà poi dopo 2 anni, dopo 3 anni, il decalage del vecchio regime rispetto al nuovo è reso necessario da questo meccanismo fiscale. Ma l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti è contenuta nel disegno di legge, è un risultato credo molto importante. Io confido nel fatto che il Parlamento lo approvi rapidamente, perché ne va della credibilità del sistema politico italiano di essere in grado di essere visto dai cittadini come un sistema che è in grado di convincere i cittadini a finanziarlo e non invece in altro modo. Credo che questo tema sia un tema molto importante, sono sicuro e convinto che le forze politiche siano tutte impegnate a far sì che questo testo, che ripeto è un testo il cui salvo intesa è semplicemente legato alla parte legata alla bollinatura della ragioneria e quindi non a problemi di natura politica, perché già i nodi politici erano stati sciolti la settimana scorsa, quindi la coesione politica della maggioranza attorno a questo tema è stata una coesione importante. Io voglio ringraziare tutti i ministri e i partiti che sostengono il governo per averci consentito di fare questo passo così significativo. È un passo che i cittadini italiani aspettavano e sono convinto che non aspetteranno troppo tempo perché il Parlamento lo trasformi in legge. Sono convinto che questo accadrà in poco tempo e sono convinto che questo renderà la nostra democrazia, il nostro sistema istituzionale, un sistema in grado di avere una politica più credibile. Credo che questo sia molto importante, credo che possiamo anche evitare di tradurre tutto ciò a Van Rompuy, al quale ho già ampiamente, je lui ai déjà raconté pendant qu'on déjeunait ensemble toute la question du financement des partis. J'ai tout compris. Voilà. Bene, grazie.